We near our journey's end. The final station of our world's road. It shows itself. Dragon's Dogma è uno dei progetti più ambiziosi di Capcom. Pensate, ben 150 elementi che fanno parte del team di sviluppo al lavoro per 3 anni per questo RPG completamente free roaming. A un mese dall'uscita, eccoci qua con una succosa video anteprima che vi racconterà tutto della nostra prova. Vista come una delle più grandi sfide di Capcom per questa generazione, Dragon's Dogma è un action RPG in terza persona dotato di una struttura free roaming, il cui scopo è chiaramente quello di entrare in diretta competizione con i titoli del calibro di The Elder Scrolls e Kingdoms of Amalur, presentando un prodotto chiaramente di stampo occidentale, ma dotato anche di caratteristiche proprie. L'incipit di tutta l'avventura vede un gigantesco drago che, dopo aver distrutto il villaggio natio del personaggio protagonista, gli strappa il cuore dal petto. Salvatosi per miracolo, l'eroe decide di partire nel tentativo di trovare il mostro e riprendersi ciò che gli è stato sottratto, ma l'avventura ci vedrà alle prese con una mappa gigantesca con piena libertà di movimento. La struttura è piuttosto tipica, con missioni attivabili interagendo nel mondo e un diario su cui salvare tutte le annotazioni, ma una caratteristica importante sarà rappresentata dal legame che si viene a creare con gli altri personaggi del party. Questi, chiamati per l'occasione pedine, possono essere reclutati fino ad un massimo di 3, aiuteranno il giocatore in battaglia e possono essere acquistati o scambiati con gli altri giocatori online. Dragon's Dogma non è quindi un'avventura concepita per lupi solitari. Le pedine si rivelano inoltre cruciali nei combattimenti e seguiranno l'indole che il giocatore ha scelto in fase di creazione. I guerrieri puri attaccano direttamente con l'ausilio delle lame, mentre maghi e arcieri prediligono la linea arretrata con magie o azioni di supporto. Arruolando poi elementi particolarmente forti, sarà altamente probabile che siano in grado da soli di spazzare via le orde nemiche. Apprezzabile è la possibilità di effettuare attacchi combinati o immobilizzare gli avversari prendendoli alle spalle in attesa che un compagno sferri il colpo di grazia, mentre sfruttando idee già viste in Shadow of the Colossus, avremo la possibilità di arrampicarci sui corpi degli enormi boss per sferrare un attacco in un punto strategico. Altra caratteristica del mondo di Dragon's Dogma è l'assenza totale di tutti quegli aiuti a cui ci hanno abituato i giochi Bethesda. Non c'è traccia infatti del viaggio veloce tra le località già scoperte, tantomeno la possibilità di fermarsi per passare il tempo, se escludiamo il dormire nelle locande della città. La notte dell'RPG Capcom è tra le più realistiche mai viste nel genere, costringendo a utilizzare la lampada olio per riuscire a vedere qualcosa, ma soprattutto cercare di sopravvivere ai lupi e alle altre creature che si celano nell'oscurità. Come se non bastasse, l'olio sarà limitato e dovrà essere acquistato nei negozi o raccolto in giro. Come naturale conseguenza verrà leggermente meno il desiderio di perlustrare senza un particolare criterio la mappa, per la paura di allontanarsi eccessivamente dalle zone sicure. Le città offriranno la possibilità di acquistare nuovi vestiti e armi sia per il nostro personaggio che per i compagni, mentre se si esclude la possibilità di cambiare classe, al momento non sembra esserci traccia di personalizzazione delle abilità. Il motore grafico utilizzato da Capcom è lo stesso di Resident Evil 5 e Lost Planet, qui presente nella sua forma più evoluta. I risultati però sono altalenanti. A ottime animazioni e una varietà impressionante di equipaggiamento si contrappongono texture non sempre all'altezza e alcuni rallentamenti. Comunque, confidiamo su qualche miglioramento tecnico prima dell'uscita del gioco, ma già ora Dragon's Dogma si preannuncia come un titolo davvero epico.